A lei. La parola all'assessore Borrelli. Farò un intervento brevissimo perché credo che la discussione sia stata molto ampia e ringrazio tutti i consiglieri che hanno deciso di dare il loro contributo alla discussione, ma in particolare vorrei ringraziare il dirigente Ciceri, il geometra Berrino, l'ingegnere Tallone e Cristina Banchio per il lavoro fatto in questi anni. Ed è proprio a loro che rivolgo un ringraziamento. Mi spiace anche aver sentito alcuni interventi e mi rivolgo così, le do anche la possibilità eventualmente di intervenire nuovamente, al consigliere Tripodi, che ho aspettato che facessi due interventi perché dopo il primo avevo capito veramente poco del suo intervento quando ha detto che non si è reso conto di quello che è successo in questi anni. Credo che non ha fatto un torto all'assessore Borrelli, ma sicuramente ha fatto un torto alle tante persone che in questi anni hanno lavorato negli uffici per migliorare la nostra città e quindi è doveroso ringraziare chi ha lavorato in questi anni in quella direzione. Non ne faccio un motivo di vanto, consigliere Panero, però sono orgoglioso e contento di arrivare questa sera ad approvare questo documento. Si poteva fare di più? Sicuramente, sempre. Si può fare di più e anche in questo caso si poteva fare sicuramente di più, però credo che questa amministrazione lascia in eredità un documento che vuole essere anche una ricognizione di quello che è stato fatto in questi anni. La prossima amministrazione potrà decidere di prendere questo documento, metterlo da parte, oppure ripartire dal tanto lavoro che è stato fatto e se guardate le linee guida e gli obiettivi e se guardate il documento che vi è stato consegnato nei giorni scorsi, non è stato fatto niente. Gran parte delle cose che vengono indicate in quelle linee guida e in quegli obiettivi sono state già tracciate e molte cose sono state fatte e credo che la prossima amministrazione potrà dare continuità a quello che è stato fatto in questi anni e quindi credo che lasciamo un documento importante, un documento che vuole anche essere senza pensare in grande perché bisogna stare coi piedi per terra, una risposta a quel grande movimento che nei giorni scorsi si è mosso intorno ad una ragazzina di 15 anni, Greta, e credo che la differenza rispetto a qualunque altro movimento che in questi anni si è presentato di volta in volta, la risposta sta nel fatto che non è solo un movimento di protesta, ma anche un movimento che dà delle proposte e che farà delle cose, al di là di quello che decideranno gli amministratori di una città, di una regione, di uno Stato. E quindi credo che a quelle persone nei prossimi anni noi dovremo dare una risposta. Grazie. Grazie all'assessore. Avevo già messo in conto, prego, consigliere Panero, 5 minuti. Questione personale, penso. Abbiate pazienza. Mi confonde la lettera P, Panel Tripodi. Prego, consigliere Tripodi. Assessore Borrelli, io non le permetto minimamente, non le permetto di fare anche minime illusioni dicendo che io faccio torti a quelli che è il lavoro svolto e fatto dagli uffici e dai dirigenti di questa amministrazione. Questo non glielo posso permettere, non faccio e non ho fatto torti a nessuno, sempre trasparente e sempre fuori da qualsiasi logica, se non solo ed esclusivamente l'interesse della città. In questo frangente che lei sta girando la frittata come vuole, io le ripeto che in questo istante lei semplicemente lo sa cosa ha fatto? Ha fatto una cosa, ha spiegato quello che è stato fatto negli anni, ma ad oggi questa deve essere la chiarezza e la sincerità. La verità è che stiamo votando un documento direttore di quello che dovrebbe essere il piano della mobilità sostenibile. Ma voi, lei, che dice di aver coordinato tutte le opere fatte sino ad ora, no, no, ma perché si è preso lei tutta questa responsabilità, io non ho neanche minimamente detto e invocato il suo nome, ma se qui si sta parlando di obiettivi, tutte le opere che abbiamo fatto sino ad oggi, con che idea le abbiamo fatte? Noi abbiamo semplicemente detto che
le opere che sono state fatte in questi 5-10 anni. Innanzitutto, molte volte sono state fatte opere molto di facciata, diciamo, perché, lo ripeto, vicini a coloro i quali utilizzano le bici, e di piste ciclabili, mi dispiace, assessor Borrelli, ma non so. Mi dice, i ragazzi, i genitori li portano sino davanti alla scuola. E poi sentiamo le percentuali degli altri stati dove i ragazzi vengono lasciati a camminare da soli. Ma se noi facciamo in modo che la nostra città non sia sicura, ma non sia sicura in tutti quelli che possono essere i settori, i ragazzi a piedi, le mamme, non li lasciano andare da soli. Ok? È molto chiaro. La sicurezza in tanti quelli che sono i settori e le problematiche, anche quello della sicurezza stradale. Quindi, personalmente, mi ha dato molto fastidio il suo intervento, perché non me lo merito, soprattutto in questo momento a fine consigliatura, perché per quanto mi riguarda spero ancora che le scelte politiche vengano fatte dagli assessori, dalla giunta e dal sindaco, e coloro i quali dovrebbero supportare quello che sono le scelte del sindaco e degli assessori, loro fanno il possibile e loro faranno sempre il possibile, ma spero che sia così. Quindi mi dispiace, delle sue scelte se ne prenda lei la responsabilità, non lo dia colpa a qualcun altro. Grazie. Grazie. Bene, allora mi pare che la discussione sia terminata. Quindi, se non ci sono più richieste di intervento, metto in votazione. Bene, si mette in votazione la delibera. Siamo sempre 16, vero? Va bene. Manca uno, va bene, votazione chiusa, delibera approvata con 10 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 astenuti. Possiamo allora congedare, salutiamo i tecnici esterni, il dottor D'Alessandro che ha ascoltato fino a quest'ora, grazie. Possiamo andare avanti. Proposta di deliberazione numero 7, variante semplificata numero 4 al piano regolatore generale comunale vigente, ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 4 della legge regionale 56 del 77, successive modifiche e integrazioni, proponente società Omler 2000 SRL. Approvazione. Illustra il sindaco. Credo si tratti di una variante molto importante. Variante semplificata numero 4, le tre precedenti relative ad attività produttive, questa anche relativa ad attività produttiva, che ha avuto un suo sviluppo dal punto di vista dei vari momenti tecnici, è passata Consiglio comunale, questa sera passa dopo tutte gli esami fatti dall'organo tecnico e dalla commissione deputata, credo che sia un intervento molto importante, volto a dare una possibilità ad una azienda di ampliarsi e di ampliarsi in maniera significativa, al tempo stesso mettendo questa azienda
a disposizione, oltre alle somme normali degli interventi, una possibilità di realizzazione di viabilità, di nuova viabilità nel tratto di strada che collega la nuova realizzazione alla provinciale con l'intervento, con l'attuazione di una rotonda. Credo sia un intervento veramente molto significativo, molto importante, che migliorerà sicuramente la qualità dell'attività per quanto riguarda l'azienda, ma migliorerà la viabilità introducendo una rotonda in un punto precedente la via da cui accede in questo momento questa azienda, che è via Montà della Radice, che è posta in una condizione molto particolare e molto pericolosa, e quindi è del tutto opportuno che si sia arrivati a trovare una soluzione tecnica che unisce un obiettivo di carattere privato, ma di privato con un interesse pubblico, ad un obiettivo importante di soluzione di interesse pubblico dal punto di vista viabilistico. Grazie al Sindaco. Prego, ingegner Tialdi. No, quello più lungo. Prego. Buonasera a tutti. Stiamo parlando di una variante semplificata, una variante prevista dalla legge regionale 56, connessa con il SUAP. Alcune aziende possono, nell'ambito dei loro programmi organizzativi, possono proporre possono proporre delle loro iniziative che inducono anche variante allo strumento urbanistico. È il caso di questa ditta che si chiama Omler, che voi conoscete sicuramente, è sita già attualmente in via Montà della Radice, a Bandito. Il progetto è stato attivato con una richiesta del luglio del 2018. Si prevede la realizzazione di un fabbricato adiacente a un precedente fabbricato già di proprietà della ditta stessa, e una serie di opere di urbanizzazione adiacenti al fabbricato, e quello che diceva il Sindaco, l'aspetto molto importante sotto il profilo della pubblica utilità, è la realizzazione di quella rotatoria che avviene su via Don Orione, una rotatoria di grande dimensione, per cui con un onere rilevante. È partita appunto questa richiesta a luglio del 2018, è stato fatto l'iter procedurale previsto, cioè doppia conferenza dei servizi, una prima conferenza cosiddetta istruttoria con le richieste integrazioni, una successiva conferenza definitiva con i pareri favorevoli degli enti che hanno partecipato, in primis Regione, ARPA, eccetera, eccetera. È stata espletata la verifica di assoggettabilità alla VAS, che è conclusa con il pronunciamento dell'organo tecnico di esclusione dalla VAS, dalla verifica. Quindi i pareri favorevoli nel corso della procedura sono stati tutti favorevoli. Si è espressa anche la commissione urbanistica,
in modo unanime. Successivamente favorevole unanime. Successivamente l'istanza è stata pubblicata come da previsione legislativa e nei giorni disponibili per le osservazioni non sono pervenute note o ostative. Per cui il procedimento si può chiudere con un'approvazione da parte del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, scusate, e dopodiché verrà rilasciato il permesso di costruire convenzionato. Ci sarà ancora una ulteriore delibera di approvazione dell'opera pubblica e di approvazione della bozza di convenzione dove si stabiliscono e si fissano i criteri e si definiscono esattamente i rapporti fra amministrazione e privato. Direi, ecco, non aggiungerei oltre, si approva in questa sede una serie di tavole modificate al piano, sono elencate nella delibera, direi nulla di più, ecco. Grazie. Grazie al dottor Tealdi, che tra l'altro gli diamo il primo intervento in Consiglio Comunale, no? Da quando lei è entrato in forza come dirigente, quindi benvenuto e buon lavoro. Grazie, battesimo fatto ormai. Grazie. Addirittura ci ha promossi a consigliere regionale, quindi più di così, cioè, battesimo ampiamente superato. Consigliere L, vero che avevi... Ah, prego, sindaco. Poi volevo ringraziare ovviamente la presenza dello studio Mellano che ha collaborato in parte alla realizzazione di questo progetto con la presenza dell'architetto. Grazie. Prego, consigliere Elena. Sì, grazie Presidente. Ma anch'io... Prima di tutto mi unisco anch'io ai ringraziamenti sia allo studio Mellano e anch'io faccio, gliel'ho già fatti perché ci siamo già visti precedentemente, al dottor Tealdi, e lo ringrazio anche per l'esposizione che ha fatto molto, molto, molto chiara. Questo intervento l'avevamo già visto in una commissione urbanistica a cui poi è susseguita la conferenza dei servizi, come ha spiegato bene il dottor Tealdi, con tutti i pareri positivi. È un'opera importante, noi da questo non so se sia già la terza, la quarta variantina, perché la numero 4, quindi siamo sempre favorevoli quando ci sono degli interventi chiaramente che vanno di pari passo con la normativa e che favoriscono chiaramente le aziende che sono insediate sul nostro territorio. Questa è una di queste, importante, e oltretutto collegato a questo intervento c'è un discorso molto importante dal punto di vista della viabilità, perché c'è il discorso della rotonda che va in un punto effettivamente oltretutto abbastanza critico, anzi tolgo l'abbastanza, e quindi penso che dal nostro punto di vista assolutamente siamo favorevoli a questa deliberazione, e ringrazio ancora sia il dottor Tealdi che lo studio Mellano. Grazie. Grazie. Consigliere Gaia, prego. Il nostro intervento di maggioranza, anche noi siamo favorevoli a questa delibera che va nel senso di questo aiuto alle aziende locali, e dal punto di vista della viabilità questa rotonda molto grande sulla strada provinciale sarà, diciamo, il nuovo ingresso a Branico, e effettivamente
risolverà un problema di viabilità e di pericolosità dell'innesto di strada Montà della Radice sulla strada provinciale subito dopo la curva, ampia curva che passa davanti all'ex fabbrica, dall'ex laboratorio di Tribune. Ecco, quindi questo consentirà anche alle maestranze della ditta Omner di accedere tramite la rotonda e non tramite strada Montà della Radice. Ecco, quindi in base a questo noi siamo favorevoli alla delibera. Grazie. Grazie consigliere Gaia. Consigliere Panero, prego. Grazie presidente, anch'io a nome mio del mio gruppo, in maniera molto rapida, con le indicazioni che sono state date nella direzione di abbiamo sempre sostenuto, abbiamo sempre votato favorevolmente quando si adottavano delle delibere che aiutavano le nostre imprese ad ampliarsi. Questo ne è un esempio, perché questa azienda, io me la ricordo, da bambino è nata, aveva un piccolo capannone vicino a casa e poi nel corso di questi 20 anni pian piano si è sempre più ampliata, prima ha realizzato il secondo capannone, poi ha acquistato, prima affittato, poi ha acquistato i capannoni lungo la statale, e adesso con questo intervento riusciamo veramente a togliere quella che era una problematica, cioè riformando il lotto e logisticamente risolvendo dei problemi a questa attività, a questa ditta. È un chiaro esempio questa ditta che va veramente presa ad esempio, scusate il giro di parole, perché è una ditta che è nata a conduzione familiare, i proprietari sono ancora lì ora, si sono rimboccati le maniche, hanno dimostrato capacità e soprattutto tanto attaccamento a quello che è il territorio, a quello che era la loro azienda, non hanno mai pensato nemmeno un minuto di collocarsi da altre parti, hanno cercato e hanno trovato nell'amministrazione, la totalità dell'amministrazione, un interlocutore che ha sentito e ha risolto le loro esigenze, e questo penso che sia un esempio da seguire. Quindi a nome mio e del nostro gruppo voteremo favorevolmente questa proposta di delibera. Grazie. Grazie anche al consigliere Panero. Allora, se non ci sono più interventi, metto ai voti la delibera, che sarà poi anche eseguibile con votazione separata. Sì, va bene, possiamo votare. Votazione chiusa, approvata all'unanimità, votiamo adesso la immediata eseguibilità. Va bene. Ancora due. Votazione chiusa, anche la DIE è immediatamente, cioè anche la DIE è approvata, quindi è immediatamente eseguibile. Passiamo alla proposta numero 8, variante parziale numero 2, il piano regolatore generale comunale vigente, ai sensi dell'articolo 17,5 della legge regionale 56/77, successive modifiche e integrazioni, contro deduzione alle osservazioni pervenute e approvazione progetto definitivo. Do la parola al sindaco. Allora, intanto, scusa,
Per quanto riguarda le contro deduzioni, queste sono già state esaminate all'interno della commissione urbanistica. Vi è una prima osservazione presentata dal comune e da un privato per poter recuperare e sistemare un'area che permetta la realizzazione della rotonda all'angolo di Piazza Giolitti, e due altre osservazioni non accolte, una per motivazioni che poi vi spiegherà il tecnico, e una terza perché assolutamente non pertinente, nel senso che non collegata con il sito su cui si sviluppa la variante 2, che è la variante che ha l'obiettivo di trasformare l'area dell'ex scalo merci da residenziale in area destinata ad accogliere un edificio scolastico, oltre a un'area molto ampia destinata a parcheggio. Credo che si tratti di un argomento di cui già si è molto discusso qui questa sera, specificatamente delle tre osservazioni dobbiamo parlare, e ovviamente della opportunità di effettuare questa variante per poter procedere rispetto all'indicazione che questa amministrazione si è data di realizzare la scuola media Piumatti Craveri in quell'area. Grazie sindaco, la parola adesso al dottor Tealdi, prego. Grazie. Appunto stiamo parlando di controdeduzioni e approvazione del progetto definitivo della variante parziale numero 2. Sono pervenute due osservazioni in tempo utile e una fuori termine. Le due osservazioni in tempo utile, una è formulata dal nostro servizio lavori pubblici in concomitanza, in collaborazione con un proprietario di un terreno e di un fabbricato adiacente alla zona interessata dalla variante. Questa prima osservazione riguarda sostanzialmente la traslazione di un'area verde che era da prima posta nella posizione sud, ora viene traslata in corrispondenza della rotatoria che dovrà sorgere su via Giolitti. Questa modifica è una modifica ritenuta migliorativa perché sposta l'area verde vicino a una zona di grande viabilità e quindi apre gli spazi insomma, al fine di poter vedere meglio, di poter accedere meglio alla rotatoria e di maggiore fruibilità anche per il privato. E poi ci sono alcune piccole modificazioni sulla concordate, sulla viabilità, sugli innesti che permettono di realizzare un'opera pubblica migliore rispetto a quella preventivata in una prima istanza. Questa prima osservazione, appunto, tutte le osservazioni sono state valutate in commissione urbanistica e questa prima osservazione è stata ritenuta dalla commissione accoglibile. Vi è una seconda osservazione presentata dalla ditta MPM che riguarda sostanzialmente l'inserimento, il riconoscimento di una viabilità che si dice esistente
corrispondenza di via Piumatti, adesso non ricordo più se il numero 94, comunque si intende confermare una viabilità che è antistante a dei condomini che non è prevista dal piano regolatore. Questa osservazione è chiaramente non pertinente con l'oggetto della variante e probabilmente andrebbe valutata con un'estensione maggiore, cioè con una visione sulla viabilità di livello più ampio, probabilmente anche con una modificazione allo strumento urbanistico di carattere generale e quindi neanche da visionare nell'ambito di una variante parziale. Vi è una terza osservazione arrivata fuori termine, credo da parte del signor Garesio, che richiede l'inserimento di un appezzamento di terreno in zona strada Castelletto, San Matteo, una proposta fatta più volte e probabilmente non accolta nel corso delle diverse varianti al piano regolatore. Questa è una richiesta assolutamente fuori tema, che non c'entra nulla sostanzialmente con questa modificazione al piano regolatore, per cui si propone di non accoglierla perché non ha i presupposti per l'accoglimento. La variante è stata esaminata dagli enti in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS. Tutti gli enti che si sono pronunciati si sono espressi per escludere la variante dalla verifica di VAS e l'organo tecnico ha concluso il procedimento seguendo le indicazioni degli enti che hanno emesso il contributo e recependo alcune delle prescrizioni e delle condizioni riportate all'interno degli atti. Direi che l'illustrazione dovrebbe essere completa e quindi si chiede in questa sede l'approvazione definitiva della variante. Grazie. Grazie al dottor Tealdi. Per cortesia può spegnere il microfono, dottor Tealdi? Grazie mille. No, ci mancherebbe. Quindi se ci sono interventi, diamo spazio altri interventi, altrimenti si può passare al voto. Consigliere Elena, prego. Grazie Presidente. Ma anche su questa... Su questa variante, perché abbiamo, come ha spiegato bene il dottor Tealdi, ha illustrato le tre osservazioni che sono pervenute, chiaramente non farò più l'intervento, perché praticamente l'abbiamo già fatto prima l'intervento sul discorso della scuola. Noi su questo discorso della variante preliminare l'abbiamo già votato contro il progetto preliminare l'altra volta e su queste osservazioni, e l'abbiamo vista in commissione urbanistica, la prima, quella presentata dall'ufficio lavori pubblici con dei privati, nel merito, cioè, se puntuale poteva anche essere effettivamente dal lato tecnico condivisibile, però noi abbiamo fatto un voto di astensione il mio gruppo e quindi proprio per i motivi che non siamo d'accordo sul discorso dello spostamento della scuola, ma è inutile, non voglio di nuovo riprendere la discussione perché l'abbiamo già fatta prima,
e sull'altra, sull'osservazione quella di MPM, come ha spiegato bene il dirigente il dottor Tealdi, anche su quella che riguarda un discorso posto da un'altra parte per un discorso di viabilità esistente, sono d'accordo su che potrebbe essere eventualmente oggetto di trattazione eventualmente in un futuro, se si vorrà ridiscutere la viabilità a livello generale con una variante di tipo generale. Questo l'abbiamo anche l'abbiamo anche sottolineato in commissione urbanistica, e quindi anche su questa abbiamo approfondito il discorso. Sulla terza è un'osservazione che effettivamente poi è arrivata fuori tempo, comunque l'abbiamo esaminata lo stesso, però riguarda tutta un'altra zona che non ha proprio, non c'entra proprio niente con questo discorso. Penso che l'amministrazione la tenga lì, poi quando se si farà poi una variante, chi sarà, o la ripresenteranno, o si valuterà poi in seguito. Comunque, come abbiamo già fatto in commissione urbanistica, su questa delibera il nostro voto sarà quello di astensione. Grazie. Grazie. Ecco, ricordo ai colleghi consiglieri che questa delibera prevede 3 votazioni separate per ciascuna delle osservazioni più l'ultima votazione di approvazione del progetto. Quindi voteremo 4 volte, una per ciascuna delle 3 più quella finale. Allora, se non ci sono... Sì, prego, consigliere Ferrero. Ma solo per dichiarazione di voto, a nome della maggioranza, esprimiamo un parere positivo, ovviamente con la suggestione delle votazioni che si faranno, quindi parere positivo alla risposta data alle osservazioni, la prima. Perché questa modifica produce effetti positivi, come detto dal dirigente, sia per la questione della rotonda della curva di Piazza Giolitti, che permetterà di inserirla meglio, e poi in particolare che aiuta e forse permette l'ampliamento della strada di accesso al lotto complessivo della scuola, in modo da poter fare le due corsie d'andata e ritorno con i marciapiedi ai lati. Forse senza questo provvedimento aveva qualche difficoltà, quindi questa aiuta, indipendentemente da cosa succede poi nell'area scuola, comunque migliorerà sicuramente l'inserimento della rotonda di Piazza Giolitti. Quindi sulla prima parte sicuramente positiva, sulla seconda per le cose già dette, su quella della MPM diciamo che la riteniamo un po' fuori contesto, come ha già detto anche il Presidente della Commissione, eventualmente discutibile in un momento diverso, con presa in considerazione di un ambito molto più ampio. Sulla terza votiamo contro, su questa, e anche sulla terza contro, in quanto completamente fuori contesto, poi oggetto di eventuale variante generale del piano. Grazie. Allora, prima della votazione, come è scritto nelle premesse della delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000, devo chiedere ai componenti del Consiglio di valutare eventuali loro incompatibilità rispetto alla votazione, incompatibilità che determinano l'obbligo di non prendervi parte
ai sensi dell'articolo che ho citato prima della legge 267, del decreto, scusate, legislativo 267 del 2000 e anche dell'articolo 45 del regolamento del Consiglio Comunale della città di Bra. Quindi questo devo farlo ai sensi della legge. Quindi se qualcuno si trovasse in queste condizioni non può partecipare al voto e dovrebbe, sì, comunque dovrebbe, ok, comunque questo è. Consigliere Panero, prego. Grazie Presidente. Allora, ci troviamo stasera di nuovo a parlare della variante numero 2 del piano regolatore. È vero che l'argomento in questione sono le controdeduzioni e le osservazioni, ma noi ricordiamo bene la discussione lunga in questo Consiglio Comunale e la nostra opposizione nel collocare in questa zona un nuovo plesso scolastico. È stato già ribadito da alcuni colleghi nella delibera prima del PUMS che questa è una zona congestionata, una zona via Trento Trieste dove il traffico è già critico e un incremento di questo tipo qua porta maggiore criticità. E rispondo adesso a al consigliere di maggioranza che prima voleva essere smentita. È molto diverso un carico urbanistico residenziale da un carico urbanistico di un non residenziale. Il carico urbanistico di una scuola è molto concentrato in un lasso di tempo molto breve, cioè al mattino quando devono essere lasciati i ragazzi a scuola e nel primo pomeriggio quando devono essere ripresi. Quindi è proprio diverso un carico urbanistico concentrato di una scuola da 350, perché si parla di 400, ma adesso è 350, potranno essere ampliati fino a oltre 400 rispetto a quello di un residenziale. Il residenziale non porta dei picchi in orari così precisi, perché le abitudini di vita ormai sono diverse, c'è chi fa i turni e parte il mattino presto e arriva al pomeriggio un po' più tardi, c'è chi fa un orario di ufficio, c'è chi parte la mattina e non arriva più fino alla sera tardi, quindi è completamente diverso. Avere una residenza, io sto parlando dal punto di vista del traffico, rispetto ad avere una scuola, sono completamente due carichi urbanistici, due impatti urbanistici sulla viabilità diverso, quindi non si può dire facciamo una scuola tanto c'era una residenza, non è proprio un discorso che tecnicamente non è valido. Le motivazioni non sto a ripeterle perché già si era discusso lungo in quel consiglio comunale. Qui siamo chiamati a parlare delle controdeduzioni. Beh, ovviamente la prima, avere un'area, spostare un'area, riuscire a ottenere un'area nelle vicinanze della viabilità sicuramente migliora quello che è la viabilità, l'accesso, quindi da quel punto di vista lì non si può che essere favorevoli. Le altre due sono proprio due osservazioni che non rientrano in quello che è l'idea di questo tipo di variante. Non stiamo parlando di una variante dove chiunque può fare delle osservazioni o può venire a chiedere degli interventi, sono varianti speciali, puntuali, e quindi non possono essere fatte, secondo me, non possono essere accettate le altre osservazioni. Rimaniamo comunque e ribadiamo, e per questo motivo esprimeremo un voto di astensione a questa delibera. Astensione perché in questo momento si votano le controdeduzioni e le osservazioni, non è di nuovo il discorso originario della variante, ma rimaniamo sempre fortemente contrari all'idea di questa amministrazione di inserire in questa zona della città un nuovo plesso scolastico. Grazie. Grazie a lei. No, non ci sono più dichiarazioni di voto o interventi. Va bene, allora procediamo con ordine. Votiamo la prima osservazione, quella presentata dal nostro dirigente Ciceri Filippo e dai signori Maglio e Alfano. Segnaliamo la presenza.
Ricordo ai singoli gruppi di mantenere la distinzione che hanno elaborato e hanno spiegato nel momento in cui hanno fatto la dichiarazione di voto. Siamo in 15, va bene, possiamo votare. Votazione chiusa, quindi osservazione approvata con 10 voti favorevoli e 5 astensioni. Passiamo alla seconda osservazione, aspettiamo però la stampa. Sì, possiamo prenotarci, certo. Ancora due. Va bene. Si può votare. Ancora, va bene. Votazione chiusa. Quindi seconda osservazione respinta con 10 voti contrari e 5 astensioni. Passiamo alla terza. Prego, prego. Va bene. Possiamo votare per la terza. Votazione chiusa, stesso risultato di prima, 10 voti contrari e 5 astensioni, voteremo la delibera nel suo complesso. Adesso votiamo l'ultima, cioè l'approvazione definitiva. Va bene, possiamo votare. Va bene, votazione chiusa, approvata con 10 voti favorevoli e 5 contrari. Allora, passiamo alla proposta numero 9, che ha per oggetto procedimenti abilitativi edilizi, provvedimento di indirizzo finalizzato all'avvio dell'attività istruttoria per la predisposizione di un regolamento per definire la conformità dei titoli abilitativi edilizi e le disposizioni sanzionatorie. Illustra il sindaco. Allora, intanto questa delibera non è che un avvio di un procedimento, per il quale ringrazio una serie di, dal Presidente della Commissione Urbanistica a salve, buon ritorno e un saluto ai suoi bambini. Allora ringrazio il Presidente della Commissione Urbanistica, il consigliere Panero e il consigliere Guido Gaia, oltre ad altri tecnici che in questi mesi mi avevano sollecitato, ovviamente ho ben chiara la situazione che si è creata
con il cambio di normativa che ha determinato la situazione dell'esigenza di detta in modo semplificato di sanatoria rispetto a tutta una serie di situazioni di passaggi di proprietà. E non soltanto questo, ma questo è uno dei problemi più grossi che i tecnici e le famiglie, le persone si trovano ad affrontare. In carenza di una normativa nazionale, perché su una questione di questo genere dovrebbe esserci una regolamentazione di carattere nazionale, in carenza di una normativa regionale, magari speriamo di poterla fare tra qualche mese, credo di, o quantomeno di poterla suggerire, in Emilia Romagna è già stata attuata, è predisposta in altre regioni, perché la situazione che si è venuta a creare è una situazione veramente insostenibile. Molte situazioni hanno la possibilità di poter effettuare delle cessioni in un momento di mercato assolutamente stagnante, di difficoltà, eccetera. Vi è l'impossibilità, perché è estremamente complicata la soluzione del problema della sanatoria. Allora, credo che sia assolutamente importante che venga dato il mandato al nostro dirigente, nostro nuovo dirigente, al quale parlai di questo argomento nella prima volta in cui abbiamo stabilito gli obiettivi delle cose che dovevano essere realizzate, non che ne fosse non a conoscenza, perché credo che da dove proveniva le problematiche fossero assolutamente identiche, e quindi si presenta questo tipo di problematica è generalizzata. Credo che con questa delibera noi avviamo un procedimento volto a creare una sorta di tavolo tecnico che supporti il dirigente e vi sia una consulenza continua dal punto di vista legale, perché poi siccome le fattispecie sono molto diverse, si ha costantemente bisogno di una consulenza continua, e allora magari di avere una persona a cui far riferimento e a cui appoggiarsi per poter avere delle indicazioni che abbiano una loro uniformità. Sono molto orgogliosa che questa sia la prima delibera che passa in provincia di Cuneo. Nessun comune dei 247 della provincia di Cuneo è andato in questa direzione. Ha fatto un intervento il mio collega di Saluzzo, ma su una questione molto specifica. Qui la questione è volta a rendere più agevole l'affrontare le problematiche che si presentano e cercare di farne dei gruppi, in modo che possano essere risolti ovviamente con la stessa coerenza, tenendo conto delle fattispecie che spesso sono diverse, ma avendo un obiettivo di semplificare al massimo
la vita dei nostri concittadini nella soluzione di problemi tecnici che spesso sono di modesta entità e che pure trovano difficoltà di attuazione. Ringrazio quindi il dirigente per aver preparato questo documento di cui abbiamo parlato nella scorsa commissione urbanistica e ovviamente credo che a prescindere dal periodo in cui ci stiamo avviando, credo che siccome qui trattiamo di questioni assolutamente tecniche, credo che il lavoro possa partire da subito perché prima si arriva a dare delle risposte e prima si rende la vita più semplice agli uffici da un lato e ai tecnici e a coloro che devono fare degli interventi. Grazie al sindaco. Consigliere Gaia, prego. Permetto prima. Grazie Presidente, grazie signor Sindaco, anche come assessore all'urbanistica, per la sensibilità che ha dimostrato nell'affrontare, sì, su nostra sollecitazione, per la sensibilità dimostrata nell'affrontare un argomento che è diventato molto, molto gravoso. Come anticipo quello che dirà il Presidente della Commissione Urbanistica, aveva detto, è diventato un problema sociale. Ringrazio anche il Dottor Tealdi per essersi dichiarato disponibile a studiare, a affrontare questo problema e a venire incontro alle nostre esigenze. La delibera è molto chiara, molto chiara per noi che siamo addetti ai lavori, per gli altri consiglieri la spieghiamo velocemente. Tutto nasce dal fatto, dalla presa d'atto inconfutabile che in questi ultimi anni le istanze di concessione in sanatoria sono aumentate in modo esponenziale. Ecco. Tutto nasce dalla legge 122 del 2010 che ha imposto, a pena di nullità dell'atto, di far dichiarare dal venditore e dal compratore la conformità catastale. Questo è ai fini naturalmente fiscali. Nello stesso tempo viene evidenziata anche il numero del permesso di costruire, nell'atto viene indicato il numero del permesso di costruire della concessione, per cui viene logico che nel momento in cui il venditore dichiara che il fabbricato è stato costruito con licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire, deve anche dichiarare la corrispondenza del costruito con il progetto. Tutto questo, diciamo, ha avuto come risvolto positivo, molto positivo, il fatto che noi professionisti abbiamo alcuni anni cominciato a lavorare in modo molto molto preciso, in modo da arrivare alla conclusione dei lavori, anche con varianti in corso d'opera, ma arrivare alla fine che il quanto è stato eseguito corrisponde perfettamente, ma proprio perfettamente, a quanto concesso. Questo è il risvolto positivo. Il risvolto naturalmente negativo, che porta a problemi che ognuno di noi potrebbe parlare per delle ore, il fatto che, proprio perché adesso lavoriamo in questo modo così preciso, quando facciamo accesso agli atti di 50-60 anni fa, troviamo che questi progetti erano fatti in modo molto elementare. A volte erano progetti che quasi nulla avevano a che vedere con anche la conformazione del terreno, cioè terreni in collina che erano disegnati come fossero stati in piano, ecco, cioè tutta una serie di inesattezze che teniamo presente anche che le strumentazioni
allora si lavorava a matita col tecnico, adesso si lavora con dei software che ti fanno anche i tridimensionali, quindi la casa la puoi vedere da tutte le parti. Quindi è cambiato, io che ho 43 anni che lavoro, cioè è cambiato il mondo in questi 40 anni. E quindi, partendo dal presupposto che chi compra un fabbricato vuole che questo fabbricato sia perfettamente a posto, viene la richiesta anche che il tecnico che dovrà rilasciare il certificato, l'RRE, relazione di regolarità edilizia, lo fa con molta attenzione perché ne è responsabile anche appena di nullità dell'atto. Nello stesso tempo, naturalmente atti, non solo atti di compravendita, in questi ultimi 4-5 anni c'è stata una stagnazione anche delle compravendite, ma ci sono trasferimenti immobiliari, ci sono finanziamenti, mutui e anche il problema delle ristrutturazioni, perché questo problema anche gli uffici, i vostri uffici hanno richiesto che nel momento in cui noi presentiamo una pratica per una ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria di un fabbricato, dobbiamo dimostrare che il fabbricato è stato regolarmente costruito. L'avvio del procedimento telematico, diciamo, ti obbliga proprio, o sì o no. Quindi se dici sì a pena di un falso in atto pubblico, devi andare a controllare che effettivamente sia quello, non è che uno possa. Quindi tutto questo ha portato una mole di lavoro enorme, ecco. Diciamo che, parlando di urbanistica, prima della legge 1150 del 42 non c'era nessun obbligo di licenza edilizia. La legge 1150 del 42 ha imposto la licenza edilizia, diciamo, nel centro abitato, quando siamo in presenza, e nelle aree di espansione quando siamo in presenza di un piano regolatore. Io penso che il primo piano regolatore di Bra, ricordo che l'aveva impostato mio padre quando era sindaco nel periodo 51-56, quindi io penso che sia stato approvato 52, ecco, cioè approvato sia del 59, ecco, io adesso ricordavo il 58, quindi la fine del percorso è stato 1959. Fino alla legge 765 del 67, è stata la legge 765 che ha imposto il permesso di la concessione edilizia in tutto il territorio comunale. Ma fino alla legge 10 del 77 non c'era obbligo di fare delle varianti in corso d'opera. Ecco. Quindi noi ci troviamo adesso, no, con fabbricati che erano stati regolarmente licenziati, non erano state fatte delle varianti perché le varianti non erano state richieste, e quindi adesso ci troviamo praticamente a dover utilizzare soltanto gli articoli che il decreto 380 del 2001 ci fornisce. Quindi noi abbiamo l'articolo 36 che è l'accertamento di conformità, che vuol dire l'opera è difforme, all'epoca la potevi fare sì, adesso la puoi fare sì, va bene, paghi una quota e lo metti a posto. Ma se non c'è la doppia conformità non si può fare. L'articolo 34 che parla delle difformità parziali. Quindi in caso di difformità parziale, qualora tu non possa riportare il fabbricato nella condizione originaria, c'è il problema della fiscalizzazione. Il problema della fiscalizzazione che ha portato delle distorsioni terribili. Basti pensare che l'articolo 34 prevede che se il fabbricato è difforme per volume, per superficie o per distanza di confini fino al 2%, non c'è nessun problema. Ecco. Quindi noi immaginiamo, diciamo così, un capannone industriale di 1000 metri, che è poi poca cosa, 1000 metri. Quindi se ne fai 20, fino a 20 metri quadrati in più, non c'è nessun problema. Ma se tu hai un fabbricato in cui una finestra in prospetto è stata spostata di 30 centimetri, oppure un tramezzo all'interno di un alloggio, insomma, i tramezzi, cioè, non ce n'è uno che sia a posto, paghi da 516 a 1000 euro. Ecco, quindi per non andare in situazioni paradossali dove le migliaia di euro sono effettivamente importanti. Ecco, quindi
diciamo, la nostra sollecitazione è stata proprio quella. Ecco, teniamo presente anche che in tutti i convegni ai quali abbiamo assistito, no, ricordiamo quello di Fossano del 2015, diciamo, tutti i comuni, i tecnici chiedevano alla politica nazionale di provvedere, di fare una legge sulla sanatoria degli immobili datati. Questa è stata una richiesta che è sempre venuta avanti, sempre, ecco. Però nessuno ha fatto niente, perché ecco. E quindi questo è un problema effettivamente che è un problema effettivamente molto sentito, ecco. E quindi diciamo, noi siamo sicuramente favorevoli, noi abbiamo chiesto che si formasse una commissione di tecnici, quindi una rappresentanza di tecnici braidesi, che venissero acquisito anche quelli che sono stati gli studi fatti dagli ordini professionali, l'ordine dei geometri, degli architetti, non so quello degli ingegneri se abbia fatto qualcosa, hanno già fatto degli studi, degli approfondimenti, quindi con tutto questo materiale, ecco, poter fare un regolamento che normi almeno i casi principali di abusi minori. Naturalmente parliamo sempre di abusi minori. Grazie consigliere. Marco, prego. Marco Elena, consigliere. grazie presidente. Ma io prendo la parola dopo il collega consigliere Gaia. Praticamente lui ha già spiegato molto, è anche entrato nei particolari. Io non voglio tediare gli altri colleghi, perché so che sono cose probabilmente tra noi tecnici, magari non per sminuire il valore dei consiglieri, naturalmente, però lo scopo di questa, come ha detto il sindaco, la problematica era una problematica generale che è nata già da parecchio tempo, già un annetto, forse anche un anno e mezzo, che incontrandoci come tecnici, vari colleghi, c'era queste problematiche di diverso tipo sull'urbanistica edilizia, in quanto sappiamo, poi il dirigente, il dottor Tealdi, chiaramente essendo dal comune di Carasco, anche voi penso che queste problematiche ne abbiate avute, e proprio lavorando nel settore e essendo un po' nell'urbanistica, nell'edilizia, un po' una giungla, no? di normative, perché ci sono commi che ti rimandano all'altro comma, che ti dice una cosa, e quindi abbiamo riscontrato tutti insieme diverse problematiche che sono venute fuori anche proprio, mi riferisco ad esempio al piano regolatore, magari usando le normative del piano regolatore, no? Che quando le usi poi riscontri magari delle problematiche che finché non le usi non te ne accorgi, e quindi abbiamo elaborato in questo anno, trovandoci con diversi colleghi, abbiamo addirittura creato una chat, siamo più di una trentina, insieme al collega Sergio Panero, con Guido Gaia e con molti altri professionisti di Bra, ci siamo trovati diverse volte. Poi abbiamo, appunto, come ha detto bene il sindaco, ci siamo confrontati e ad oggi arriviamo, dico finalmente, cominciamo con un primo passo a cercare di fare un po' di chiarezza con una delibera che diciamo, è un primo passaggio, perché poi dovrà essere poi confortata da tavoli tecnici, perché non è che ci sia soltanto il discorso delle sanatorie, ci sono molte anche problematiche che magari bisognerà andare magari a rivedere le norme del piano regolatore, che chiaramente ci saranno argomenti che dovranno anche essere probabilmente supportati, come ha detto il sindaco, anche da pareri legali, perché proprio per, come è stato detto, per carenze dovute a livelli
sovracomunali, quindi statali e regionali. Io adesso non voglio fare polemica con il consigliere Ferrero, che prima ha detto, quando c'era una giunta lì, ha detto adesso c'è, sia a livello statale che a livello regionale c'era un tipo di giunta, ma non è una polemica, però è solo una constatazione, che quindi cioè, è da 7-8 anni che questo problema esiste. Io sono anche faccio parte di una commissione urbanistica a livello provinciale e so che ci sono dei tavoli di lavoro, come ha detto giustamente il consigliere Gaia, a livello di collegi, geometri, architetti, mi sembra forse anche ingegneri, che stanno veramente lavorando con dei tavoli tecnici a livello ministeriale per modificare anche il discorso del 380, perché anche lì, perché poi, come ha detto giustamente Gaia, consigliere Gaia, c'è anche il discorso molto, penso che sia uno di quelli più spinosi, il discorso delle fiscalizzazioni, perché adesso è quello che sta veramente diventando un problema sociale, sta cosa, perché la legge se non puoi fare la sanatoria normale, quella giurisprudenziale, che quindi devi andare in fiscalizzazione, fiscalizzi, paghi, però non è che sani. Però lì c'è l'ambiguità che al fondo ti dice sì, l'immobile fiscalizzato può essere commercializzato. Difatti molti atti sono stati fatti. Adesso il collegio notarile sta mettendo le mani avanti, dice ma ci sono casi e casi, e quindi veramente un problema sociale sta diventando già da parecchio tempo. Quindi detto ciò, ribadisco quello che ha detto il collega, mi fa piacere che il nuovo dirigente ha subito recepito parlando col sindaco di queste nostre esigenze, perché è una cosa che oltre ad aiutare i professionisti e poi dal punto di vista che poi rappresentiamo i cittadini, perché ma anche gli stessi uffici, perché anche l'ufficio, se ha degli indirizzi un po' che chiamiamo tra virgolette politici, tecnico-politici, cioè, giustamente si lavora anche meglio tutti insieme, quindi ci si può confrontare anche sulle problematiche che sono state dette bene prima. E secondo me veramente io ho letto la delibera, fatta bene, è un primo passaggio e secondo me dovrà essere poi supportata da un lavoro continuo, da tavoli tecnici che magari argomento per argomento argomento per argomento dovranno poi essere trattati. Niente, quindi detto ciò ringrazio il dirigente per aver preso a cuore subito la cosa. Già in questo momento il sindaco prima accennato, siamo arrivati in un momento che c'è un momento delle elezioni, ma per carità va bene tutto, io dico prima andiamo avanti e meglio è, a prescindere dal momento in cui siamo. Noi ribadisco che il sindaco lo sa, già da po' che ne parliamo, poi per carità probabilmente prima non siamo riusciti bene a entrare lì, adesso ne discutiamo e chiaramente dovrà essere un lavoro che dovrà proseguire con la collaborazione di tutti, ma penso che qualsiasi amministrazione ci sia, è un argomento che tocca da vicino tutti e quindi penso che chiunque ci sia prosegua questo lavoro, e questa delibera è un primo passaggio secondo me importante, e quindi senza nessun dubbio il nostro gruppo voterà favorevolmente. Grazie. Grazie al consigliere Elena. Consigliere Panero. Grazie Presidente. Finalmente. Questa è la delibera che veramente mi trovo qui a discutere. Questa proposta di delibera è una di quelle che
discuto e affronto da mettere veramente ai primi posti tra le delibere di tutti questi 5 anni di consigliatura. Finalmente si parte. Per questo ringrazio il nuovo dirigente, il dottor Tealdi, perché ha sbloccato una situazione, prima ha detto che è pochissimo che qua, ma è già riuscito a sbloccare una situazione che invece era ferma da un po' di tempo. Vorrei dire sicuramente che più di un anno e mezzo, certamente, che affrontiamo questo discorso, i primi incontri con il sindaco quando si è formato il gruppo, come se ne parlava prima, perché la situazione stava diventando, lo è ancora, assolutamente insostenibile. Guardando la delibera, il primo aspetto che mi viene in mente, quando dice documenti reperiti in archivio, e qui arriva il primo problema, è quello dell'accesso agli atti, è quello di riuscire a reperire nell'archivio comunale le vecchie pratiche urbanistiche. Ormai si sa, è obbligatorio quando uno realizza una qualsiasi intervento, la prima cosa è la verifica della situazione urbanistica pregressa. Noi un paio d'anni fa ormai avevamo richiesto la digitalizzazione dell'archivio. Adesso fare questa ricerca è veramente complicato. Primo perché, e questo lo dicono le statistiche, parecchie pratiche non sono al loro posto in archivio, ma aggiungo, non ci sono proprio più in archivio e non vengono trovate. Questo mette in seria difficoltà riuscire a capire qual è veramente la situazione depositata, quindi autorizzata, presente di quei singoli fabbricati. È il primo passo, capire se di quale ultima situazione autorizzata stiamo parlando prima di fare la verifica dello stato attuale. Non do la colpa a nessuno e non do la colpa a questa amministrazione assolutamente di questa situazione dell'archivio. Sono anni che l'archivio si trova in queste condizioni. Sicuramente un passo verso la digitalizzazione, quindi a facilitare quello che è l'accesso agli atti, è stato chiesto, si doveva fare, secondo noi si deve fare. La ricerca come avviene? Si deve andare, si può fare anche online, ma i risultati sono pochi, onestamente. Ci si deve impegnare un tecnico, un dipendente comunale che tramite un paio di programmi, a seconda se la pratica è vecchia, è recente o meno recente, la ricerca, con tutte le difficoltà del caso. A volte si cerca un nominativo, ma non si sa se è quello, questi dati non sono completi, di dati catastali, a volte non c'è neanche la via, oppure c'è la via o non c'è il numero civico, quindi comporta ai tecnici anche un lavoro di portare delle pratiche urbanistiche dall'archivio all'ufficio urbanistico, che poi nella maggior parte dei casi non servono, perché non sono quelle che sono oggetto dell'intervento. E questo procura, e si vede dai numeri, una mole di lavoro incredibile per l'ufficio tecnico, economico, perché comunque per prendere queste pratiche, oltre al costo che deve pagare il professionista, a far lavorare i dipendenti ha un costo, e questo secondo me è il primo passo che deve essere migliorato per riuscire tutti a lavorare meglio, quindi riuscire ad avere dei documenti certi, riuscire ad avere un archivio comunale certo e completo. Cosa facciamo quando non troviamo questi documenti? A volte andiamo a disturbare, qui ringrazio un componente del Consiglio Comunale che invece ha un archivio perfetto dove si trovano tutte le pratiche, e quindi quando non riusciamo a trovarle in comune vediamo il nome del tecnico che magari 20 o 30 anni fa aveva realizzato la pratica, e andiamo nei loro archivi e disturbiamo i colleghi per riuscire a reperire le ultime pratiche. Sanatorie,
ormai lo dicono, l'80% delle pratiche urbanistiche sono sanatorie. Ci sono sanatorie lievi di diversa disposizione interna, lì è solo più una questione di pagamento, anche se andare a spiegare a persone che sono proprietari dell'alloggio da 30 anni o che non sono i primi proprietari, l'alloggio è stato compravenduto più volte e arrivano loro in questa situazione a doverlo regolarizzare per poterlo trasferire, vi assicuro che non è comunque facile. Le cose si complicano quando siamo all'interno di condomini, quando le parti realizzate in difformità, cioè diverse, l'attuale da quello che era autorizzato, toccano parti comuni, toccano i prospetti. Allora lì ho partecipato più di una riunione di condominio e non vi dico qual era il clima, perché uno di questi condomini voleva procedere al trasferimento del proprio immobile, ma il condominio gli ha deliberato che non aveva nessuna intenzione di fare la sanatoria dei prospetti e delle parti comuni. Quindi questa persona si trovava nelle condizioni di presentare la pratica e quindi autodenunciare tutto il condominio e quindi mettere il condominio nelle condizioni di dover procedere tramite l'amministratore. Posso immaginare, quel condominio lì poteva solo vendere in fretta, perché poi se si continuava a trovarsi in quel fabbricato al buio non volevo essere nelle sue condizioni. Ma a parte le battute, crea proprio questo tipo di problemi. È capitato anche di fabbricati, in particolare di bassi fabbricati di autorimesse presenti sul territorio da 20-30 anni, dove i permessi per edificare non si trovano e a queste autorimesse non rimane che la demolizione. Ma voi potete immaginare un proprietario di un'autorimessa da 30 anni comprata che gli si va a dire: abbiamo fatto una verifica del fabbricato, non sono autorizzate, bisogna demolirle. Immaginate voi quale può essere la reazione di queste persone, di questi proprietari di questi fabbricati. Quindi sicuramente qualcosa in questa direzione deve essere fatto. Le normative, purtroppo quelle a livello sovracomunali, hanno delle lacune, hanno sicuramente dei buchi, lì non potremo fare niente, ma sicuramente potremo operare nella direzione di quelle che sono le normative comunali. Alcune di queste modifiche riguardano veramente interpretazioni e piccole modifiche al nostro piano regolatore, che potrebbero aiutare a sviluppare interventi che in questo momento non si possono realizzare. Quindi si va alla ricerca di cosa? Di linee guida che permettano di far lavorare bene l'ufficio e far lavorare soprattutto bene anche gli operatori del settore. Quando in questi ultimi mesi, in questi anni, da noi arrivano dai tecnici arrivano delle persone in ufficio e la frase prima è: geometra, è tutto a posto, guardi il catasto. Allora lì bisogna sedersi, perché bisogna stare a spiegare il catasto è una cosa e l'urbanistica è un'altra. Quindi questa mitica frase "non si preoccupi, è tutto a posto" è quella che spero sempre di non ascoltare, perché quando ascolti quella frase lì siamo certi che c'è qualcosa che non quadra. Delle linee guida che facciano lavorare meglio l'ufficio, ma soprattutto permettano ai professionisti di capire quali sono gli indirizzi. Noi ci troviamo queste persone davanti che ci fanno le domande e noi tergiversiamo, sentiamo l'ufficio quasi come se non fossimo in grado o capaci di fare il nostro lavoro. Credo che queste linee guida, queste modifiche possano essere veramente utili a sbloccare quella che è una situazione critica, sia per un lavoro fluido dell'ufficio che per un lavoro fluido degli operatori del settore, così evitando quello che è successo anche negli ultimi anni, quello di munirsi di un numero vario di pareri legali che dovevano essere forniti dalla parte per sponsorizzare la propria tesi, poi l'ufficio tecnico forniva il suo parere legale e si era sempre lì a discutere qual era la soluzione più opportuna. Questo è un primo passo, è vero, è una delibera, è un processo complicato perché l'argomento è molto tecnico ed è molto complicato, però diamo già da subito la nostra disponibilità da consigliere, anche se siamo in scadenza, ma soprattutto da tecnici. Prima si è parlato di questo gruppo, veramente questo gruppo si è formato spontaneamente, è partito effettivamente da alcuni di noi, ma poi spontaneamente hanno aderito e adesso mi sembra che tocchi un 40 o 42
tecnici, ma alcuni tecnici sono in rappresentanza di studi anche composti da molti più tecnici, quindi penso che sia veramente rappresentata una buona parte degli operatori nel settore in città, e tutto è sempre stato fatto nell'assoluto spirito di collaborazione, mai di eccessiva contrapposizione. Qualcuno ha, come si sa, il clima un po' più caldo, qualcuno ha il sangue un po' più caldo, si esprime in maniera un po' più diretta, ma sicuramente l'obiettivo di tutti è quello di riuscire a lavorare in maniera armonica e riuscire a lavorare in modo da dare una risposta ai nostri concittadini che si trovano veramente a volte in condizioni di seria difficoltà in un periodo dove già trasferire degli immobili o realizzare degli interventi è difficile per la crisi economica che da un po' di tempo affligge il settore. Quindi cogliamo veramente con un plauso questa iniziativa, diamo piena disponibilità anche di tempo per accelerare quello che è la redazione di queste linee guida, di questo tavolo e di questo che sono queste direttive, per liberare quello che è una problematica veramente seria che sta affliggendo questo settore. Grazie. Grazie a lei, ha chiesto la parola il sindaco, prego. Allora, volevo soltanto comunicare che dal 1 di maggio dal 1 al 31 dal 1 di maggio al 31 di dicembre è stata assunta una persona con l'incarico di caricare i dati relativi alle varie pratiche, e quindi nell'ambito delle questioni del personale si è prestata una attenzione particolare, e questa persona, che ha già lavorato in passato al caricamento di questi dati, credo che in 6 mesi potrà svolgere una funzione già molto importante. Indubbiamente se le pratiche sono sparite è difficile che possa recuperarle e poterle caricare. Credo però che dal punto di vista della scelta di indirizzo politico, questa amministrazione e l'assessore all'urbanistica di questo comune credo che abbia in questi mesi dato delle indicazioni molto chiare per cercare di trovare delle soluzioni. Grazie al sindaco. Mi pare che i gruppi si siano espressi, quindi se non ci sono più interventi passiamo alla votazione. Ci sarà anche poi l'immediata eseguibilità. Votazione chiusa, approvato all'unanimità, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Va bene, si può votare. Votazione chiusa, immediata eseguibilità, votata all'unanimità. Passiamo al punto 10, acquisizione a titolo gratuito del terreno in località Cadelbosco per alloggiamento del nuovo pozzo. Provvedimenti, illustra l'assessore al patrimonio Borrelli. Il gestore del ciclo idrico integrato Tecnoedile S.p.A. con la propria organizzazione provvede al corretto funzionamento del sistema, garantendo i prescritti livelli di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognature, di depurazione delle acque reflue
ed esegue a tal fine gli interventi di miglioramento di reti ed impianti, facendosi promotore nei confronti degli enti locali e del lato cuneese di progetti di miglioramento e supporto per l'ottenimento dei finanziamenti necessari. Il ciclo idrico integrato del Comune di Bra comprende un impianto gerarchico di approvvigionamento e rilancio in locazione Baffumetto, collegato alla rete cittadina e dal serbatoio finale della Zizzola, oltre che agli impianti di Picotto e Terlapini. Per l'anno in corso, nel piano d'ambito ATO 4 Cuneese, è prevista la necessità di realizzare un nuovo pozzo acquedottistico a salvaguardia della continuità del servizio idrico della città. A tal fine, il gestore ha presentato la proposta di acquisizione di una porzione di terreno in località Cadel Bosco, in un'area posta tra i due pozzi già esistenti, per l'alloggiamento del nuovo pozzo. L'area interessata di circa 700 metri quadri dovrà quindi essere acquisita al demanio del Comune di Bra con oneri e spese a carico della Tecnoedile S.p.A. a cui la proprietà ha manifestato l'intenzione di cederla previa frazionamento al prezzo a corpo di 15.000 euro. Alla luce di quanto esposto, ritenendo altresì di rispondere al soddisfacimento di evidenti evidenze di pubblica utilità, si propone quindi di procedere all'acquisizione al demanio idrico della porzione di immobile individuata. Grazie all'assessore. Non vedo mani alzate, se non per appunto passarsele tra i capelli, ma non vale. Quindi posponiamo in votazione questa, anch'essa sarà immediatamente eseguibile. Mi pare che siamo in 16, quindi segnaliamo la presenza. Va bene, 16, e votiamo. Votazione chiusa, un astenuto e 15, sì, aspettiamo che lo dica lui. Va bene, quindi prendiamo atto. Esatto, è vero, ha detto ha sbagliato. In teoria poteva anche votare in un altro modo, cioè non soltanto. Comunque va bene, prendiamo atto della precisazione. Votiamo l'immediata eseguibilità. Gli mancano ancora uno. Va bene, si vota eseguibilità immediata. Votazione chiusa. È vero, io qui leggevo 16, è vero. Va bene. Votazione chiusa. Approvata la DIE all'unanimità. Passiamo alla proposta numero 11, articoli 31, commi 21 e 22, articolo 31, commi 21 e 22 della legge 448 del 98, accorpamento al demanio stradale comunale di porzione di strada antica di Alba, utilizzata ad uso pubblico da oltre 20 anni. Illustra di nuovo l'assessore Borrelli, prego. Con deliberazione di giunta 547 in data 12 maggio 92 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di piste ciclabili extraurbane per collegamento dalla città con la frazione Pollenzo, a seguito della quale nel 94 è stata frazionata l'area interessata alla pista ciclabile di strada antica di Alba. Malgrado l'avvenuto frazionamento, da una ricognizione della situazione catastale dei terreni sui quali è stata realizzata la pista ciclabile di strada antica di Alba, a causa del mancato perfezionamento e trasferimento al Comune di Bra, risulta tuttora in capo agli antichi proprietari. Trattasi di porzioni di terreni individuate al catasto terreni in parte 69 ed in parte 62 e coinvolgono 28 particelle per complessivi metri quadri 2155, che pur essendo formalmente ancora di proprietà privata appartengono di fatto alla viabilità comunale. Considerato che è quindi possibile disporre l'accorpamento del demanio stradale delle porzioni di terreno in argomento, tenuto conto della situazione di fatto consolidata e della sussistenza dei requisiti previste l'articolo 31, comma 21 della legge 448 del 98
e che la registrazione e la trascrizione del provvedimento avvengono a titolo gratuito in forza di quanto previsto dal comma 22 del medesimo articolo 31 della legge 448 del 98. Alla luce di quanto esposto, ritenendo altresì di rispondere al soddisfacimento di evidenti esigenze di pubblica utilità, si propone quindi di procedere all'acquisizione del demanio stradale delle aree individuate in proposta per la definizione della situazione in precedenza descritte. Grazie. Non vedo richieste, quindi possiamo porre in votazione la delibera numero 11. Immediata eseguibilità. Segnaliamo la presenza. Siamo sempre in 16, vero? Va bene. Si vota. Va bene. Approvata l'unanimità. Votiamo l'immediata eseguibilità. Mancano due. Va bene. Si vota. Ancora uno. Chi manca? Sindaco. Si è astenuto. Lo dichiaro. Ovviamente volevo. Allora, il risultato tecnico è 15 favorevoli e un astenuto, ma la precisazione del sindaco la raccogliamo. Dodicesima e ultima delibera, regolamento per la stipulazione dei contratti del Comune. Approvazione, illustra il segretario generale. Prego, dottor Chianese. Come ho già specificato nella conferenza dei capigruppo, la necessità del Comune di adottare un nuovo regolamento. Di adottare un nuovo regolamento per la stipula dei contratti. Il precedente regolamento dei contratti era del 1993, c'era un regolamento del 2006 che disciplinava l'acquisizione in economia di beni e servizi in base al codice di appalti del 2006, come sapete dal nuovo codice degli appalti del 2016 modificato nel 2017 e con l'introduzione del codice di amministrazione digitale e di tutte le modalità telematiche della realizzazione dei contratti, è necessario che adottare un regolamento per uniformare tutte le attività dell'ufficio contratti e definire le competenze dei dirigenti e del segretario degli uffici, definire le varie forme di contratto e le parti essenziali, gli elementi essenziali dello stesso e soprattutto definire le spese contrattuali, le imposte e l'applicazione dei diritti di segreteria, le imposte e il regime fiscale e contrattuale dei contratti. È un regolamento squisitamente tecnico, molto operativo e serve per, diciamo, adeguare, uniformare quello che è scritto in vari atti, in vari atti legislativi nazionali e adeguare il regolamento che ho detto del 1993. Credo non ci siano, poi per carità sono a disposizione, ma lo ribadisco, è un regolamento squisitamente operativo e ricognitivo di norme sparse fra il nuovo codice dei contratti che sarà ulteriormente modificato, fra il codice amministrazione digitale e fra tutte le nuove procedure di registrazione telematica dei contratti con l'Agenzia delle Entrate. Grazie al dottor Chianese. Non
non ci sono interventi e quindi possiamo passare alla votazione. Il sindaco è uscito, quindi dovrebbe essere in 15. È uscito anche Tripodi, però adesso sta parlando il sindaco, quindi siamo in 15. Bene, segnaliamo la presenza. Va bene, 15, possiamo votare. Votazione chiusa, approvato con 14 voti favorevoli e una astensione. Grazie, buonanotte. Vi ricordo che il prossimo consiglio sarà il 23 aprile, ore 16:30. Grazie. 23 aprile.